Adesso abbiamo il primo collegamento di oggi con uno dei sindaci della costiera amalfitana. Lo vediamo già collegato, il sindaco Andrea Reale, sindaco di Minori. Ben trovato e grazie per aver accettato il nostro invito, sindaco. Bentrovato anche a voi e un saluto a tutti i telespettatori da Minori Città del Gusto. Infatti, Minori città del gusto, ma anche Eden della costiera amalfitana, questo insomma lo dobbiamo specificare perché viene denominata così, è vero? Bene, sì, noi accogliamo quest'anno tutti i nostri ospiti italiani, stranieri, europei, extraeuropei, offrendo le prelibatezze del palato dei nostri chef e la grande ospitalità degli alberghi e dell'extraalberghiero di qualità. Oltretutto, coloro che vengono a Minori possono godere di serate di spettacolo, di musica. Giovedì Gigi Marzullo intervista Giuliana Desio, che ci regalerà anche un pezzo di teatro dopo l'intervista, e così poi ci sarà una serata d'agosto dedicata al grande maestro Battiato con Alice che interpreterà le canzoni e i pezzi di Battiato. Poi ci sarà una serata dedicata alla musica di Gragnaniello con intervista e concerto, e così anche una serata con Serena Grandi, Gigi Marzullo e tanti ospiti. Quindi le piazze di Minori e gli slarghi sono piene di artisti, di teatro, di musica, di cultura, di presentazione di libri e anche di qualche riflessione in questi tempi dove bisogna riflettere per poter raddrizzare la barca in Italia. Una telefonata al Nel sindaco, mondo, eccolo lì. alla segna della serenità, del benessere, del wellness e del grande paesaggio del sentiero dei limoni e di tutte le scalinatelle che salgono ai paesi vicini Ori, alla vicina Maiori e alla vicina Ravello. Senza dimenticare, sindaco, la grande arte contemporanea con Rabarama, no? Questo grande evento. Io poi ricevo, devo dire la verità, dal sindaco direttamente le informazioni sul cellulare. Il sindaco è una persona straordinaria perché promuove nello stesso tempo il suo territorio. Non solo si occupa di fare amministrazione, ma fa anche promozione. Quindi le faccio i complimenti, sindaco. Grazie. Un'altra cosa che volevo dire, un evento internazionale, la grande mostra di due opere di Rabarama che sarà inaugurata al Pontile di Minori giorno 29 luglio alle 18:30 alla presenza dell'artista, grande artista postmoderna che ha posizionato tra il mare, il cielo, il bianco mediterraneo del Pontile, queste due opere che vanno direttamente in contatto con quella che è il territorio e il panorama di Minori Città del Gusto, una mostra importantissima che avrà numerosi visitatori e che serve anche per riflettere, perché le opere di Rabarama sono belle da guardare, ma ci lasciano qualcosa all'interno perché ci fanno ragionare sul mondo, sull'uomo al centro della terra e quant'altro. Allora, sindaco, se lei avrà la possibilità, ci invii anche dei video in modo tale che noi continueremo a promuovere il suo territorio, perché adesso che siamo diventati regionali sul canale 180, come Cilento Channel e come Unica TV, ci teniamo, insomma, che tanti campani, ma non solo,
vengano nella costiera amalfitana, nella costiera cilentana, insomma, affinché il nostro turismo sicuramente possa condividere insieme un progetto di sviluppo. Sicuramente, io prima di tutto invito la sua emittente giorno 29 alle 18:30, dove ci saranno anche tante altre televisioni, la RAI, per questa inaugurazione della mostra di Rabarama e per tutti gli altri eventi che naturalmente io vi annuncio, fino ad arrivare ai primi di settembre alla 26ª edizione del Gusto Minori, che è tutta dedicata alla donna, la donna al centro del mondo. Modo allora di ricevere il programma completo degli appuntamenti del suo comune, in modo tale da pubblicizzarli ogni giorno nella nostra emittente, perché questo è il nostro dovere. Bene. Invece, per quanto riguarda gli interventi da parte della sua amministrazione, per quanto riguarda le opere nel comune, le opere di miglioramento nel comune di Minori, che cosa può dirci? Ci sono novità? Siamo praticamente su due cantieri aperti, uno sull'idrogeologico con un grande studio e dei sondaggi al Vallone Petrito, al Vallone Sambuco, per costruire con l'autorità di bacino questi interventi utili per la messa in sicurezza del territorio. Stiamo realizzando un intervento a Tuscarano di immissione nelle acque che scendono da quella località e da Ravello nell'alveo principale di Minori, un altro intervento idrogeologico importante. Stiamo finendo la ristrutturazione della Fontana Moresca, di proprietà del comune, che è stata riposizionata in piazza Umberto, e ci avviamo praticamente a seguire tutte quelle che sono le opportunità del PRNN, e con l'ufficio tecnico stiamo partecipando a numerosi bandi. Ecco, sappiamo che la difficoltà più grande della costiera amalfitana è proprio la viabilità, insomma abbiamo visto durante i mesi trascorsi insomma un po' di problematiche che si sono verificate. Ecco, con l'arrivo dei fondi PNRR c'è in cantiere insomma qualche progetto per poter migliorare questa problematica, Sindaco? Il grande progetto della ZTL della Costa d'Amalfi, un lavoro che è stato commissionato all'ACAMIR dalla Regione Campania, che ci è stato consegnato a noi e al prefetto di Salerno qualche mese fa. Per poterlo attuare c'è bisogno di una legge dello Stato che modifichi la condizione delle regole della strada. Questa legge è stata presentata al Parlamento, purtroppo questi sciagurati governanti hanno fatto cadere il governo e quindi dobbiamo attendere a ottobre per avere un nuovo governo e riparlare della modifica del codice della strada, che va attuato per attuare la ZTL da Vietri a Positano e controllare i quattro varchi della Costa d'Amalfi. C'è subito pronto un finanziamento della Regione Campania, del governatore De Luca e del presidente della Commissione Trasporti Luca Gascone, e noi crediamo che potendo razionalizzare, controllando le quattro porte, possiamo praticamente avere un traffico più controllato, permettendo naturalmente ai turisti che hanno prenotazioni e a tutti quelli che lavorano in Costa d'Amalfi di accedere liberamente, ma accedere in costiera significa sapere dove poter mettere la macchina, avendo un posto prenotato o avendo un box, un posto macchina privato, perché altrimenti si crea il caos che si sta creando in questi giorni e che si è creato negli anni precedenti.
Infatti questo è proprio il periodo clou, insomma, dell'estate, della provincia di Salerno, in particolare della costiera amalfitana, che ogni giorno viene visitata da migliaia di turisti. Ecco, volevo fare un primo bilancio, se così lo possiamo chiamare, di questo primo mese di luglio che è quasi al termine. Com'è andata? Quante presenze? Non so se avete fatto già una stima. Quindi presenze meglio del 2019, dell'ultimo anno prima della pandemia. La costiera amalfitana in questi mesi è stata visitata e in questi giorni è visitata da turismo di tutto il mondo. Diciamo che la differenza rispetto agli altri anni è che oltre ai segmenti tradizionali del turismo statunitense, quello inglese, quello canadese, quello italiano della costiera amalfitana, si sono aggiunti altri segmenti asiatici, indiani e quant'altro che affollano i nostri alberghi, l'extra alberghiera e la grande ristorazione della Costa d'Amalfi. Quindi il bilancio è positivo, bisogna solo saper tenere ben ritta la condizione di controllo e soprattutto migliorare sempre i servizi per offrire un'offerta anche diversificata e qualificata, soprattutto per presentare la Costa d'Amalfi d'inverno. Vivi la Costa d'Amalfi d'inverno, perché il vero turismo in costiera può iniziare il 1° novembre e finire il 30 di marzo, cioè visitare la Costa d'Amalfi, la Campania, i grossi attrattori culturali, Pompei, Paestum, Napoli, nei mesi invernali significa godere dell'essenza, del paesaggio, della grande arte, dall'archeologia e del benessere della Costa d'Amalfi in un periodo mite, perché non abbiamo queste temperature gelide in costiera amalfitana, ma soprattutto in tranquillità. Quindi il mio consiglio è vivere la Costa d'Amalfi nei mesi invernali per destagionalizzare il turismo nel mese di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo. Detto sindaco, e adesso voglio fare un focus brevissimo su di lei, insomma il futuro politico del sindaco Andrea Reale, terzo mandato per lui a minori, giusto? 2 anni ancora per terminare l'ultima attività amministrativa, e poi ha già pensato Andrea al suo futuro? 2 anni di sindacato, lavorerò molto come ho sempre fatto, dalla mattina alle 9 alla sera alle 23, con i miei collaboratori, con gli assessori, per poter sempre più programmare, migliorare, proporre con un occhio a quello che è la quotidianità, che è molto importante, ma soprattutto con una visione per il futuro, verso il futuro, con opere pubbliche importanti e rilevanti che cambieranno il volto del paese in positivo e la vivibilità di minori città del gusto. Poi chi vivrà vedrà. Quindi non si sbilancia, regione non ha ancora deciso, insomma. Assolutamente, io lavoro per la mia terra, per la costiera amalfitana. Sono a disposizione per il pubblico, per difendere la res pubblica, per affermare i diritti dei cittadini, ma soprattutto la grande libertà e il rispetto per le istituzioni. Io sono un uomo delle istituzioni, quindi a prescindere dal colore politico, rispetto tutti e lavoro dalla mattina alla sera per il bene pubblico e per il bene della collettività. Bene, noi la ringraziamo Sindaco per averci onorato e insomma per aver accettato il nostro invito.
per aver messo in evidenza, insomma, quelle che sono poi le bellezze del suo territorio e le manifestazioni che si svolgeranno nei prossimi giorni. E speriamo di aver fatto cosa gradita anche ai telespettatori di Cilento Channel, ma sicuramente sarà così. E mi auguro che verranno a trovarvi in tanti per godere, insomma, di queste meraviglie. Quindi grazie ancora per il suo intervento e ci rivedremo presto, insomma, per parlare sempre del suo comune. Sindaco, le manderò anche Grazie. il link, così lo può promuovere questa intervista, può promuoverla e fare pubblicità anche a noi, che dobbiamo assolutamente farci conoscere adesso da tutta la regione Campania. Grazie mille a sé, arrivederci.